Biden promette ritorsioni dopo l'attacco a una base USA. L'Iran, non siamo stati noi, ma le milizie irachene filo Teheran rivendicano Gaza, gelo di Hamas, tregua solo se Israele si ritira. L'ISIS, seppur lentamente, si stava delineando la traccia per un possibile accordo. 2 mesi di tregua per 100 ostaggi liberati. Mentre i responsabili della CIA, del Mossad, dei servizi segreti egiziani e catarini stavano accorciando le distanze tra le parti, Hamas ha cambiato posizione. Libereremo gli ostaggi quando Israele porrà fine alla guerra. Cioè quello che per Netanyahu è inaccettabile, lasciare le cose come stanno. Tutto questo mentre il suo governo è sotto pressione, stretto in una tenaglia. Da una parte i coloni che sono riuniti in questo momento a Tel Aviv in una conferenza dove si discute il loro ritorno a Gaza e alla quale sono presenti 12 ministri. Uno di loro ha anche parlato di emigrazione volontaria dei palestinesi. Dall'altra parte le famiglie degli ostaggi che chiedono una tregua. Al loro fianco chi fino al 7 ottobre contestava il Premier e ne chiedeva le dimissioni, che torna a sollecitare. Così da una parte non credono nella logica della guerra dopo oltre 100 giorni, dall'altra parte i coloni vogliono che Gaza e la Cisgiordania siano sotto la giurisdizione israeliana, negando di fatto la soluzione dei due stati. Nel frattempo il New York Times ha svelato come i 12 volontari dell'Agenzia delle Nazioni Unite per la Palestina fossero legati ad Hamas e Jihad Islamica. Uno di loro avrebbe rapito un'israeliana. L'ONU rischia la perdita di credibilità e gli aiuti verso Gaza rallentano, rendendo, se possibile, ancora più drammatiche le condizioni di vita degli sfollati, mentre i bombardamenti israeliani continuano a martellare la striscia senza sosta. Intanto a nord, di nuovo attacchi di Israele contro Hezbollah e dal sud del Libano, razzi contro postazioni israeliane. Soldati americani uccisi, una trentina di feriti in un attacco con un drone nella base di Al-Taf nel nord-est della Giordania, zona di confine con Siria e Iraq. L'azione, non la prima ma la più incisiva, rischia di provocare un'escalation nella regione ed è stata rivendicata da un gruppo che si fa chiamare Resistenza Islamica. Stiamo raccogliendo informazioni, ma sappiamo che è stata effettuata da militanti sostenuti dall'Iran, ha detto il presidente statunitense Biden, che avverte, reagiremo. Teheran si difende, nessun coinvolgimento. Secondo il governo di Amman, l'attacco sarebbe avvenuto in un'area della base che però si trova in Siria, non in Giordania. Timidi passi in avanti sulla liberazione degli ostaggi. Ieri l'incontro a Parigi tra i capi di CIA, Mossad, intelligence egiziana e il premier del Qatar. Per Israele colloqui positivi, ma Netanyahu precisa, ancora divari significativi. Secondo il New York Times, forse a breve un accordo che prevede intanto un mese di tregua per il rilascio di donne, anziani e feriti, poi un secondo stop per gli uomini ancora nelle mani di Hamas in cambio di prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane. Dalla NBC invece l'indiscrezione che gli Stati Uniti starebbero valutando lo stop di alcune armi a Israele, la Casa Bianca smentisce. Sul futuro di Gaza, tante però le divergenze tra i due alleati. E non aiuta di certo la conferenza che si è tenuta ieri a Gerusalemme, il ritorno degli insediamenti nella striscia. Presenti ministri della destra nazionalista ultrareligiosa, così come alcuni membri del partito del Premier. Inevitabilmente ancora polemiche contro l'agenzia dell'ONU che si occupa dei profughi palestinesi, dopo che 12 funzionari sono stati accusati di aver avuto un ruolo attivo negli attacchi del 7 ottobre. Anche Giappone e Francia si sono uniti alla lista dei paesi, tra cui l'Italia, che hanno bloccato i fondi. Ci saranno provvedimenti, ma è necessario continuare i finanziamenti, se no Gaza si trasformerà in un inferno, l'appello del segretario generale delle Nazioni Unite Guterres. Nel sud della striscia di Gaza, Khan Yunis, epicentro della guerra perché considerata da Israele la roccaforte di Hamas, i combattimenti si intensificano, mentre l'intero Medio Oriente appare sempre più come una polveriera pronta ad esplodere. L'Iran, il regime più temibile che ha appena impiccato 4 uomini accusati di collaborazione con il Mossad, nega il coinvolgimento nell'attacco di droni costato la vita ieri a 3 soldati americani e il ferimento di 34 in una base militare in Giordania al confine con la Siria. Dagli Stati Uniti però Joe Biden si è detto convinto della responsabilità di Teheran e ha promesso nei tempi e con le modalità stabilite da Washington una risposta certa. Ma ciò che preoccupa maggiormente in queste ore è la devastazione a Gaza, dove 2 milioni di persone allo stremo rischiano di non ricevere neanche più gli aiuti umanitari. La decisione di quasi tutti i paesi occidentali, Italia compresa, di sospendere i fondi all'UNRWA, l'agenzia dell'ONU accusata da Israele di una partecipazione di alcuni membri agli attacchi del 7 ottobre, è contestata dall'OMS.
Congelare gli aiuti in questo momento non farà altro che danneggiare la popolazione palestinese che ha un disperato bisogno di sostegno, ha detto Ghebreyesus, il segretario generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Fondi sospesi almeno fino al mese di luglio anche da Parigi, dove in queste ore si tratta su un accordo che fonti vicine all'Eliseo hanno descritto come vicino, per una tregua di 2 mesi nei bombardamenti su Gaza e il rilascio di tutti gli ostaggi ancora in vita rapiti il 7 ottobre e ancora prigionieri di Hamas. Agli incontri partecipano i vertici dei servizi di Stati Uniti, Israele, Qatar e Egitto. È passata dal vertice di Parigi la speranza di una tregua con il rilascio degli ostaggi, 136 ancora prigionieri a Gaza. Hamas smorza le aspettative, nonostante lo sforzo dei mediatori. Chiede che si fermi quella che chiama l'aggressione globale e che Israele liberi migliaia di palestinesi detenuti dopo una notte di nuovi bombardamenti. Al Jazeera accusa altre 10 vittime in un attacco a una scuola dell'Agenzia dell'ONU per i rifugiati palestinesi, l'UNRWA, al centro di una bufera legata proprio alla sua presenza a Gaza. Il New York Times entra nel dettaglio. Dei 12 dipendenti sospettati di collusione con Hamas, 7 sono insegnanti ed elenca le accuse come l'aver aiutato a rapire una donna, a nascondere il corpo di un soldato, a massacrare un centinaio di civili in un kibbutz. L'UNRWA, che conta a Gaza 13.000 dipendenti palestinesi, è finanziata al 90% dalle Nazioni Unite. Nelle ultime ore si allunga la lista dei paesi membri che hanno sospeso i fondi. Anche l'Unione Europea ha annunciato uno stop, ma assicura continuerà a donare con altri canali. Aiuti che sono fondamentali, non si stancano di ripetere l'ONU e l'OMS, per la sopravvivenza di 2 milioni di civili nella striscia. Israele attacca dal cielo il centro della striscia in uno dei bombardamenti più violenti. Abbiamo ucciso dozzine di terroristi, scoperto nuovi tunnel, afferma l'esercito, annunciando di voler intensificare raid su Gaza City. E non c'è pace né al confine con il Libano, né nei territori palestinesi, né ad Haifa. Qui un arabo israeliano ha travolto con la sua auto un soldato e poi è sceso con un'ascia in mano per colpire altri militari. L'uomo è stato ucciso. Diventano 13 i paesi che hanno sospeso i finanziamenti all'UNRWA, gli ultimi in ordine di tempo Austria, Francia, Giappone. L'Unione Europea ha stabilito che provvederà a una revisione dei finanziamenti in base all'inchiesta. Il New York Times pubblica dettagli del dossier che Israele ha presentato agli Stati Uniti. Secondo il dossier, tra i 12 accusati, ci sarebbe un consulente scolastico dell'agenzia che avrebbe aiutato a rapire una donna. Un altro avrebbe distribuito armi, coordinato mezzi il giorno dell'attacco a Israele e portato il corpo senza vita di un soldato a Gaza. Le prove nelle conversazioni telefoniche tra loro. La Spagna invece ha deciso di non sospendere gli aiuti all'agenzia, definendola indispensabile per alleviare la terribile catastrofe umanitaria. Risponderemo. Joe Biden preannuncia una rappresaglia all'attacco di una milizia filo-iraniana ad una base americana al confine tra la Giordania e la Siria, che ha causato 3 morti e oltre 30 feriti tra i soldati americani. Scongiurato finora, il rischio di un allargamento del conflitto in Medio Oriente si fa più concreto. Dal 7 ottobre, il giorno del massacro compiuto da Hamas in Israele, sferrati contro le basi americane nella regione circa 160 attacchi. Gli Stati Uniti hanno replicato con rappresaglie mirate, senza riuscire a fermare le provocazioni. Quelle di ieri sono le prime vittime americane da quando è in corso la guerra tra Israele e Hamas. Ora si tratta di capire quale sarà la reazione americana. I repubblicani accusano Biden di aver reagito con i guanti di velluto. Una rappresaglia massiccia, d'altro canto, potrebbe spingere l'Iran ad entrare in prima persona nel conflitto. Secondo il Washington Post, l'attacco di ieri compiuto dall'Islamic Resistance of Iraq, un ombrello di milizie filo-iraniane. Nello sforzo di chiamarsi fuori, la Giordania sostiene che i militari americani sono stati uccisi al di là del confine, in Siria, ma Washington insiste che la base attaccata, la Tower 22, si trova nel nord-est della Giordania. La guerra è sempre e solo una sconfitta per tutti, afferma Papa Francesco, e gli unici che guadagnano sono i fabbricanti di armi. È urgente un cessate il fuoco globale, aggiunge il pontefice. Non ci stiamo accorgendo che siamo sull'orlo dell'abisso. È un'intervista a tutto campo, quella rilasciata da Papa Francesco al quotidiano La Stampa. Il pontefice, che da tempo parla di terza guerra mondiale frammentata, analizzando i tanti conflitti in atto, guarda al Medio Oriente. Bisogna pregare per la pace, dice, aggiungendo che una tregua a Gaza sarebbe già un grande risultato.
ma parla anche della guerra in Ucraina, spiegando che la Santa Sede sta cercando di mediare per lo scambio di prigionieri e lavorando per il rimpatrio dei bambini ucraini portati con la forza in